Allora, per esempio io faccio io il padrone di casa. Allora, siamo al quarto incontro, quindi come dire, rientriamo dalle steppe russe, rientriamo in Europa, perché la quarta lezione è dedicata a guerra, resistenze e democrazie, una questione europea. E i plurali di resistenze e democrazia non sono due refusi, ma sono due plurali pensati, perché si tratta di dare un inquadramento di questa problematica a livello europeo, come poi anche la cartina vi dirà. Il laboratorio, rispetto al tema che era stato previsto, differisce un po', perché abbiamo pensato di legarlo di più al tema della lezione, e quindi certo possiamo parlare anche della resistenza italiana, dell'antifascismo, della Costituzione repubblicana, ma nella selezione dei documenti che abbiamo preparato io e Paolo, sono documenti che si legano più direttamente al tema della lezione. La lezione di oggi sarà tenuta dal nostro direttore, il professor Simone Neri Serneri, che è docente di storia contemporanea all'Università di Siena. E, per quanto riguarda i suoi filoni di ricerca, il professor Neri Serneri si è occupato di storia politica dell'Italia novecentesca, e in particolare della storia dell'antifascismo, della resistenza e del movimento operaio e sindacale, nonché anche della crisi degli anni 70. Difatti, non a caso, è il curatore di un volume del 2012 edito dal Mulino sulla violenza politica nell'Italia degli anni 70. Sono gli atti di un convegno organizzato dal nostro istituto. E si occupa anche di storia dell'ambiente, un filone, ora non ne so poco, ma come dire, non molto praticato nel nostro paese. Storia dell'ambiente legata al problema dell'utilizzo delle risorse e di ciò che l'utilizzo delle risorse comporta dal punto di vista dell'assetto sociale, dell'assetto economico e quant'altro. Alcune sue opere, per completare così questo schizzo biografico, si parlava appunto di storia dell'ambiente, Incorporare la natura, storie ambientali del Novecento, una pubblicazione edita da Carocci del 2005, Resistenza e democrazia dei partiti socialisti in Italia del 43-45, La Caica 1995, Classe, partito, nazione alle origini della democrazia italiana 1919-1948, sempre La Caica 95. E ultima citazione, Democrazia e Stato, l'antifascismo liberal democratico e socialista dal 23 al 33, edito da Angeli nell'89. Lo stipendio non glielo do io, questa parte è quindi le mie ambizioni economiche rimarranno le stesse. Grazie. Visto che siamo su questo terreno, grazie al dottor Priori per questa introduzione. Allora, questo incontro di oggi è appunto questa tematica del rapporto tra guerra e politica, che può essere naturalmente intesa in su molti piani. Vorrei richiamarne due, cioè la guerra non solo ha delle motivazioni politiche naturalmente, ma anche degli effetti politici immediati, e soprattutto quello che ci interessa anche alimenta dei comportamenti politici. Quindi la politica continua a vivere durante la guerra, non solo
per l'azione dei grandi soggetti che fanno la guerra, ma anche, così dire, persone comuni, la società, i cittadini, continuano a essere inseriti dentro una dinamica politica, certo, del tutto particolare. Il ragionamento quindi sarà, in qualche modo, il filo conduttore sarà cercare di dipanare alcuni di questi processi politici su piani diversi, e quindi in qualche modo ci saranno tre concetti dentro questo ragionamento che intendo proporvi. Da un lato, un riferimento fondamentale è lo Stato nazionale, poi i cittadini e quindi l'Europa. Intendendo che cosa, volendo alludere a che cosa. Stato nazionale è ovviamente lo Stato potenza, lo Stato che si forma alla fine dell'Ottocento, lo Stato della prima metà del Novecento, i suoi apparati di governo amministrativi, ma anche quella caratteristica appunto di Stato-nazione, cioè lo Stato che intende mobilitare gli individui, uno Stato che è coercitivo, ma anche che intende rappresentare, queste sono categorie molto generali, però è un elemento del discorso che tornerà in termini molto più banali via via che svolgeremo questo discorso. Cittadinanza, l'insieme dei cittadini, quindi anche innanzitutto delle persone, delle società locali, minori, cosa che sta all'interno dello Stato, che è anche una dimensione molto più circoscritta dello Stato, la loro diversità, i loro interessi, quindi la pluralità dei soggetti, delle persone, degli interessi, della dimensione locale e naturalmente il rapporto con la dimensione nazionale. E poi, però, usando la parola cittadinanza, anche i diritti, i doveri, come ci si rapporta alle istituzioni. Allora sarà una politica che non riguarda solo gli Stati, ma riguarda, questo punto di vista, le persone anche in quanto cittadini, o nella misura in cui si sentono cittadini, si sentono di appartenere a qualche istituzione. L'altro termine è quello dell'Europa, perché è non solo il teatro del conflitto, perlomeno il primo, la Seconda Guerra Mondiale è un conflitto globale, si combatte moltissimo anche in Asia, Stati Uniti e Giappone non solo si confrontano nel Pacifico, però il primo teatro laddove la guerra nasce è l'Europa, le potenze europee, però anche, richiamo l'Europa, è quello che, su cui un po' insisterò, è che le dinamiche della guerra, ma le dinamiche politiche della guerra, i soggetti non solo statali, soggetti politici di questa guerra sono europei, perché sono simili in tutti i paesi europei, sono presenti in tutti i paesi europei, si ripetono in modo abbastanza, con caratteristiche abbastanza simili in tutti i paesi europei. Questa è una guerra europea, investe la società europea, perché le questioni sono simili nei diversi paesi europei, sono, ora si direbbe, anche alcune di queste transnazionali, cioè vanno attraverso gli stati. Il tema del fascismo durante la guerra evidentemente trascende totalmente i confini nazionali, il tema che riguarda l'Europa in quanto tale nel suo insieme, ma anche più generalmente quasi tutte le correnti politiche. Pensiamo al cattolicesimo politico, esiste in Francia come in Italia e in parte in Germania. Il tema della resistenza è chiaro che è radicato localmente, ma è un tema transnazionale. Allora è un orizzonte europeo. Detto questo, i ragionamenti che vorrei fare riguardano appunto i profili politici in qualche modo di questa guerra. E li porrò in termini molto generali, naturalmente non richiamo assolutamente le vicende militari, nemmeno i principali passaggi politici, li richiamo in termini generali, poi se è il caso possiamo riprendere.
comprendere qualche elemento discutendo in modo più diretto. Allora, prima questione, se vogliamo più tradizionale, è proprio quella, dunque, qual è l'orizzonte politico della guerra, com'è che si è giunti agli schieramenti che si combattono in termini militari, ma evidentemente dietro questi schieramenti ci sono delle questioni politiche. È la domanda, quindi, se vogliamo, più tradizionale, quella che percorre tutti i manuali, però va richiamata innanzitutto. E a questo proposito io appunto non parlerò di storiografia, però in qualche modo riecheggio alcune discussioni che sono maturate nella storiografia. Gli schieramenti, come si sono formati? C'è una prima lettura, quella più tradizionale, che sicuramente troviamo in tutti i manuali, che sicuramente voi ricorderete non come insegnanti, ma quando abbiamo fatto tutti le scuole. Una lettura, se vogliamo, conservatrice per tanti aspetti, che vede la Germania al centro di queste vicende. La spiegazione è la Germania, nel senso che gli esiti della prima guerra mondiale, colpevolizzando troppo la Germania, che era la potenza centrale dell'Europa, hanno in qualche modo preparato la seconda guerra mondiale, hanno fatto della Germania un elemento di instabilità. Questa instabilità è stata interpretata in modo aggressivo da Hitler e dal nazionalsocialismo, tanto più a fronte di una minaccia rivoluzionaria bolscevica, un po' lo schema interpretativo più tradizionale, forse ormai non più diffuso, a fronte appunto del delinearsi di questo schieramento, quindi innescato dalla prima guerra mondiale, che penalizza la Germania e in qualche modo produce la rivoluzione in Russia, si avvia con la prima guerra mondiale quella che, uno dei pochi nomi che farò, Ernst Nolte, questo sociologo, se vogliamo poi politologo tedesco, ha chiamato la guerra dei 30 anni. Si apre con la prima guerra mondiale un conflitto tra l'Europa e il bolscevismo. Il nazismo è in parte la risposta a questa destabilizzazione del vecchio quadro europeo. È una lettura che era molto diffusa, che è stata ripresa tra gli anni 80 e i primi anni 90, è una lettura conservatrice che c'è utile perché dice alcune cose evidentemente e pone innanzitutto il problema del lungo periodo, la guerra dei 30 anni. Il tema della guerra dei 30 anni è stato ripreso ed è l'unica altra interpretazione che vi porto con nome e cognome. Da invece un altro storico sostanzialmente americano, Arno Mayer, che per metterla un po' così in modo semplificato ha sostenuto che è vero che c'è una guerra dei 30 anni, cioè che la prima guerra mondiale si lega alla seconda, il conflitto si apre con la prima, si chiude davvero nel 45, ma in realtà oppone quelli che nella prima guerra mondiale erano gli imperi centrali, quindi l'espressione dell'autoritarismo ottocentesco, ha invece quelle che meno male sono i paesi interpreti del passaggio dal liberalismo alla democrazia novecentesca. Quindi l'intesa nella prima guerra mondiale e poi, con qualche variante, le potenze alleate con la maiuscola nella seconda. Allora questa seconda interpretazione riprende l'idea dei 30 anni, quindi un contesto di lungo periodo, però sottolinea non la geopolitica, si usa dire ora, ma di più la dimensione ideologica, conservazione e progresso, diciamo gli aggettivi che vogliamo, però sottolinea, ed è altrettanto importante, la dimensione ideologica, quindi le guerre e i 30 anni come costruzione della moderna democrazia novecentista. Allora, però la questione forse piace più richiamare è proprio quella della periodizzazione. Questa guerra, questa seconda guerra mondiale, si lega alla prima e per tanti aspetti sicuramente la risposta è sì, però quindi una domanda senza risposta, quella della periodizzazione, per tanti aspetti è una guerra dei 30 anni, cioè c'è interessante, c'è utile, vale la pena lavorare sul tema della guerra dei 30 anni, senza però prenderlo come un assioma chiuso,
perché possiamo anche vedere elementi di teorizzazione più breve, che cito di nuovo come domanda, senza voler chiudere il discorso. Quanto pesa la crisi del 29? In qualche modo poi direttamente ci torneremo, e dire guerra ai 30 anni tout court e considerare un unico blocco forse un po' ridimensiona quello che è certamente stato uno degli elementi importanti della crisi del 29, non solo per la disoccupazione in Germania, ma per le idee che dopo la crisi del 29 si sono sviluppate e che troveremo avanti. Oppure la guerra di Spagna. Qualcuno dice che, così come nel Pacifico la guerra è iniziata nel 1937 quando il Giappone ha invaso la Cina, quindi non ci interessa, forse in Europa è iniziata nel 1936. Beh, certo, per molti è iniziata nel 1936. Pensiamo anche a parte del discorso sulla resistenza in Francia e così via. Anche qui non importa le risposte, è cercare di avere molte domande. Qualcuno addirittura dice, o comunque possiamo chiederci forse quanto ha pesato invece il 1941, cioè quando sono entrati in guerra gli Stati Uniti, il Giappone, cioè la guerra è diventata globale, quando Hitler ha attaccato l'Unione Sovietica, cosa sarebbe successo se non avesse attaccato l'Unione Sovietica? Questo ovviamente è l'armando allo scenario più debole, però per uscire da una visione rigida, soprattutto perché, e passo in qualche modo a un altro tipo di problema, la guerra dei 30 anni, dire che è iniziato con la prima guerra mondiale, in fondo era un po' il destino, ci fa passare in secondo piano un fatto di rilievo, che la prima guerra mondiale certamente ha generato molti problemi, si ritrovano poi dopo, ma ci fa dimenticare che la prima guerra mondiale però aveva anche generato molti regimi, tra virgolette, democratici, cioè gli imperi centrali erano finiti. Allora dobbiamo chiederci appunto che cosa è successo nel mezzo. Non voglio soffermarmi molto su questo, però ricordiamoci che dopo la prima guerra mondiale si sviluppa quella che sommariamente possiamo chiamare la politica di massa, cioè i grandi partiti, nuovi sistemi istituzionali, un coinvolgimento comunque delle masse in modo molto importante nel confronto e nel conflitto politico. Il primo esito della guerra è appunto un'ondata di democratizzazione. Nascono nuovi stati, gli imperi finiscono, nascono tutte repubbliche, tranne la Jugoslavia. Semmai allora, che democrazia? Nasce una democrazia, le istituzioni democratiche che sono fragili dopo la prima guerra mondiale. Le democrazie, queste repubbliche, diciamo così, nate dopo la prima guerra mondiale, hanno una forma appunto democratica repubblicana, ma in termini di cultura politica sono instabili, sono scenari dove, tra virgolette, i nemici della democrazia, forze di destra radicale e sinistra radicale, hanno campo libero, si confrontano, è uno spazio conquistato, prima non esisteva, ma è anche naturalmente una... problema, queste repubbliche hanno difficoltà, e introduco una parola a mio parere importante, hanno difficoltà a legittimarsi, cioè a costruire un consenso stabile verso le istituzioni, innanzitutto nella classe politica, perché i leali alle repubbliche sono pochi, e tanto più nell'opinione pubblica. E lo sapete, lo ricordo, molti di questi stati che conoscono una appunto, spinta verso la democrazia subito dopo la guerra, rapidamente vanno poi invece incontro a soluzioni autoritarie. L'Italia è il caso classico, ma la Polonia, lo stesso regno di Jugoslavia e altri poi dopo il 1929.
Allora, il periodo tra le due guerre è un periodo di confronto, la metto molto schematicamente, tra due progetti di politica di massa. Uno, autoritario, corporativo, gerarchico, in sostanza dice nell'era della politica delle masse, le istituzioni per controllare il conflitto sociale e per garantire lo sviluppo sociale, quindi sono progetti moderni, devono avere una forma gerarchica, autoritaria e appunto corporativa. Gli interessi si controllano dall'alto, si media tra gli interessi dall'alto. Questo lo dice il fascismo italiano, ma poi in modo diverso lo dicono tanti altri regimi. Questa è una prima grande opzione. L'altra opzione dice con molta minore chiarezza che invece la società moderna, dove gli interessi sono molti, i contrapposti, deve governarsi attraverso il regime parlamentare, attraverso istituti che possano mediare tra gli interessi, quindi organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, quello che un po' si dice nella Costituzione di Weimar. I soggetti collettivi sono importanti, bisogna riconoscerli uno spazio. Ecco. L'alternativa tra questi due, il confronto tra queste due proposte, vede vincente la prima. In quei due decenni vince la prima. La seconda, quella diciamo così pluralistica, è più debole, meno convincente, risponde peggio alla crisi del 29. Le democrazie sono deboli, sono percorsi di maggiori conflitti, sono più deboli economicamente, e quindi militarmente. Dalla crisi del 29 la Germania ne esce come grande potenza, la Francia, ma anche la Gran Bretagna, ne escono con difficoltà sul piano economico. Allora, ricostruire un esercito senza soldi, con i disoccupati, in Francia, è più difficile, si sta ben attenti a intervenire in Spagna, non solo perché quelli sono un po' estremisti, ma perché se poi scoppia una guerra generale noi chi ci difende? Gli stati autoritari invece sono più stabili, almeno in prima istanza, anche se poi questa stabilità si basa sulla coercizione, quindi poi nel medio periodo, però nell'immediato, negli anni 30, sono quelli vincenti, sono quelli che risolvono la disoccupazione, sono quelli che sono più forti. Sono vincenti perché il loro progetto è un progetto aggressivo, risolve spostando i contrasti all'esterno e ne hanno la forza. È quello che spinge i regimi fascisti verso l'espansione. La loro idea di uscita dalla crisi è quella di costruire un sistema internazionale, in termini economici, anche lì gerarchizzato, con grandi aree economiche ordinate gerarchicamente, l'Italia pensa di farlo con i Balcani e con le colonie, e questo spinge verso una politica aggressiva, finché si può risparmiare le armi bene, ma espansionismo coloniale, espansionismo in Europa, nei Balcani, ma pensiamo a ovviamente la Germania verso l'Austria, verso la Cecoslovacchia, poi dopo quello che sarà la guerra mondiale. Però questa risposta nell'immediato è una risposta vincente, perché permette di acquisire risorse, le industrie cecoslovacche, i mercati cecoslovacchi, le banche cecoslovacche. Banche cecoslovacche diventano dipendenza delle banche tedesche. È quindi una risposta che ha consenso, quella cartina, ora non ricordo più quale dell'uno e dell'altro, ma insomma comunque alla vigilia della guerra questo modello, se guardate un po' di pazienza questi colori, è un modello che si è nel corso degli anni 30 diffuso in gran parte degli stati europei, penisola iberica, tutta l'Europa centrale, dagli stati baltici, Polonia, Romania, Jugoslavia, Grecia, Bulgaria, l'Austria
prima ancora di essere annessa alla Germania nel 1934, l'Ungheria, che in una carpina resta non so perché, murati, non è così, il regime di Orbán è un regime autoritario, e la Cecoslovacchia finché è libera, ma poi viene oppure. Mentre gli stati democratici sono deboli, fragili, la Francia è attraversata da violenti conflitti interni, ha una destra di simpatie fasciste molto forti, quindi non ci si può sbilanciare nonostante la vittoria al fronte popolare, la Spagna è spezzata e poi si perde, nel 1932 era sorta la Repubblica in Spagna, quindi c'è stato un tentativo di spostarsi per l'altra direzione, la Gran Bretagna si illude di poter contenere Hitler, non ha capito nulla del progetto hitleriano, pensa ancora a una questione diplomatica. Ecco, da questo punto di vista negli anni 30 si dispiega con chiarezza una crisi che è europea, non è solo il fascismo che si riproduce nei diversi paesi, è che il progetto che noi appelliamo fascista nelle sue varie declinazioni, è un progetto che vive finché riesce a espandersi, perché appunto la risposta economica è sul terreno della politica ed è sul terreno della politica espansiva, è la estremizzazione del protezionismo, per capirsi. Io devo, in una situazione di crisi, invece che ricorrere al commercio internazionale, allo scambio di prodotti e così via, devo avere dei mercati dove mi posso espandere e che al tempo stesso mi garantiscono materie. Allora, però, una dimensione europea, perché l'espansione del fascismo riguarda tutta l'Europa e è anche, come è stato detto, in una certa misura almeno una guerra civile europea. Perché questi due schieramenti, queste due proposte, si riproducono dentro tutti gli stati. Dentro tutti gli stati c'è chi guarda un progetto di tipo autoritario, più o meno fascista, e chi invece crede che i regimi parlamentari democratici possano offrire un'alternativa vincente. In molti stati la prima ipotesi è vincente, ma non è che non esistano ovviamente esponenti dell'altra ipotesi, fattori dell'altra ipotesi, così come in Francia e in Gran Bretagna esistono esponenti di una visione più autoritaria, cioè anche nei pochi stati che restano, ma lo stesso si può dire in Olanda, in Belgio o in Danimarca. Nel momento in cui infatti quella arriva il nazismo, ci sono forze interne che gli danno il benvenuto. Quindi questo confronto autoritarismo-democrazia si ripropone in tutti gli stati, per questo la guerra civile, cioè il confronto sull'ordine politico, è in tutti gli stati, è una questione europea. Cioè, se noi dimentichiamo i confini nazionali, ritroviamo questo problema su una scala generale. E tanto più quando c'è la guerra questo diventa evidente, il cosiddetto collaborazionismo altro non è, con buona pace di qualche collega anche toscano, altro non è che la possibilità per i fautori del nazionalismo autoritario dei diversi paesi europei di avere una chance vincente intorno a questo progetto. Vale per Vichy, è fatta da quattro gatti, vale per Ustascia in Croazia, vale ovviamente per la Repubblica Sociale in Italia, vale in Danimarca, dicevo, o in Norvegia. È una chance di aggregarsi a questo progetto, che è un vero progetto politico vincente fino al 41, all'inizio del 42, quello che noi siamo un po' abituati a deriderlo, anche per il nome pomposo del nuovo ordine europeo, che al di là ora delle retoriche, dei formalismi, dei simboli, degli aspetti più
invece di in termini ideologici, è un progetto di riorganizzazione dell'Europa. E non solo attraverso l'importazione degli ebrei o la sottomissione degli slavi, ma è un progetto di organizzazione dell'Europa intorno a una potenza egemone, alcune altre potenze secondarie, e è un progetto di ricostruzione della fortezza Europa dopo la crisi degli anni 30 nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti del resto del mondo. Era evidente forse già dalla guerra di Spagna, nessuno se ne accorse, delle grandi potenze, cioè si è accorse certamente la Gran Bretagna, poco negli Stati Uniti. Solo quando questo nuovo ordine europeo comincia a essere costruito concretamente, cioè intorno al 40, allora si comincia a capire e anche a pensare che se ne deve costruire uno diverso, cioè che non si batte da soli Hitler. E anche si comincia a ripensare, e qui veniamo appunto a un'ulteriore domanda, qual è la posta in gioco in termini politici della guerra? Si deve ricominciare a pensare a cosa si è fatto nei due decenni precedenti, cosa è stata o cosa sono state le democrazie, perché sono state così deboli. E infatti si sottoscrive la Carta Atlantica nel 41, si rimette in gioco i valori, l'accordo tra Churchill e Roosevelt per un mondo aperto, un mondo libero, quindi un disegno di ordine di organizzazione internazionale opposta a quella del nazismo, il nostro nemico comune è il nazismo in nome di un progetto diverso. Cioè si pone la questione allora proprio perché si combatte. L'Unione Sovietica fa in parte gioco a sé, è una guerra patriottica per la patria socialista. Non abbiamo tempo di vedere in che misura questo collima o meno con gli altri, però è vero e si comincia a porre con chiarezza dal 41 che appunto non basta richiamarsi genericamente alla democrazia e alla libertà, ma se evidentemente il consenso di molti popoli è andato al nazionalsocialismo, a regimi simili, ci sono delle questioni alle quali la democrazia e il valore della libertà, così come declinati negli anni 20 e 30, non hanno risposto a sufficienza. Le democrazie sono dimostrate fragili, bisogna capire perché, bisogna rispondere a quei problemi sociali che hanno traumatizzato l'Europa negli anni 30 e travolto quei regimi, cioè riproporre nel 41 semplicemente i valori dei primi anni 20 è evidentemente perdente, e di questo si è abbastanza consapevoli. Vi è un discorso molto importante in questo senso di Roosevelt, che è del gennaio del 41, quindi abbastanza precoce, ma non è del 39, cioè il nuovo ordine europeo è visibile, ed è il famoso discorso che mi hanno messo credo anche qui, non so se è versione inglese o italiana, delle cosiddette quattro libertà, lo riprenderete forse dopo, credo, e Roosevelt dice chiaramente si deve combattere per le libertà, e intanto già è interessante vedere quali sono queste libertà, perché sono alcune le libertà più plastiche: la libertà di espressione, la libertà di religione, ovvero la libertà di opinione, e questo già comunque vuol dire molto in un'Europa dominata dal regime autoritario. Ma poi anche la libertà dal bisogno e la libertà dalla paura, cioè i problemi sociali, la paura dell'insicurezza sociale, dell'insicurezza della tua vita, e il bisogno è quello che alimenta questa paura. Quindi già nella declinazione del concetto di libertà rispetto a una visione tradizionale c'è un tema nuovo e assai importante. Se molta gente di fronte all'insicurezza della propria aspettativa di vita ha scelto un regime che sembrava rassicurare, noi invece dobbiamo assicurare la libertà dalla paura. Quindi è un disegno diverso, opposto
ma lo leggerete, non solo, dice anche che non possiamo costruire le nostre libertà e la nostra sicurezza a spese degli altri. Penso alla libertà degli altri popoli, che era quello che aveva fatto, pensato di fare, no, l'Inghilterra, che aveva detto, ma insomma, finché riguarda i tedeschi o magari l'Unione Sovietica, noi non siamo toccati dalla guerra, stiamo tranquilli. Invece Roosevelt è passato un anno e dice, non esiste che gli Stati Uniti possano stare tranquilli, no, 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 e godersi. Dice, non dobbiamo isolarci, dobbiamo combattere per le quattro libertà, non dobbiamo isolarci ma dobbiamo fare la guerra, quindi c'è un imperativo morale che è assolutamente nuovo, se vogliamo, ovviamente si richiama un po' al wilsonismo, ma c'è un obbligo di combattere per queste libertà e per una pace durevole, perché la pace durevole, questo era il discorso, non può essere comprata a prezzo delle libertà altrui. Allora, la pace degli Stati Uniti, che si tengono fuori dalla guerra, o come ha fatto la Gran Bretagna, che peraltro ormai è in guerra, che ha tentato di comprare una pace durevole, vendendo la Cecoslovacchia, vendendo la Polonia, no, Polonia no, ma prima cercando di magari vendere l'Unione Sovietica, non fa nome ovviamente, però la pace o riguarda tutti o non riguarda nessuno. Quindi noi Stati Uniti non possiamo isolarci come abbiamo fatto per 20 anni, perché non avremo pace da soli, cioè se gli altri stanno sotto una dittatura non possiamo pensare che questa per noi sia pace durevole. Quindi passeranno molti mesi, cioè ci vorrà l'attacco giapponese per decidere poi che si può davvero andare in guerra. Però qui il discorso è già messo molto chiaramente, cioè ha un ordine fondato sull'autoritarismo e a una pace costruita sul dominio autoritario, noi dobbiamo rispondere facendo anche la guerra se è necessario per assicurare la libertà di tutti, perché non esiste la libertà di un solo popolo. È un disegno che lui esprime con molta chiarezza. E poi aggiungo questa frase, nel fondo si ritrova già nell'enunciazione di libertà: dobbiamo batterci per la libertà, discorso classico della cultura americana, ma senza smettere di pensare ai problemi sociali e economici fondamentali. Allora, le due cose vanno insieme, questa nella cultura politica americana, ma anche in quella che era stata l'esperienza europea, dove la maggior parte dei paesi europei aveva detto, ma in fondo sai che la libertà viene dopo rispetto alla sicurezza sociale. Quindi libertà è quella che si comincia a chiamare democrazia sociale. Questo è un ragionamento che inizia comunque, che è dichiarato dal Presidente degli Stati Uniti nel 1941, quindi è comunque un senso comune in molti settori. È l'affermazione che ci vuole un ordine istituzionale diverso, cioè uno Stato che si faccia carico dei problemi sociali, come non era stato prima, che risponde ai problemi della crisi del 29, che offre un'alternativa alle risposte che i fascismi avevano dato, o pareva avessero dato fino al 1941. E non a caso non è solo poi Roosevelt, ma se noi giriamo per vari paesi europei, molti piani, molte idee, molto dibattito in questo senso. Tutti conoscerete, almeno per sentito dire, il piano Beveridge, che viene approvato, il grande piano per la sicurezza sociale, viene nasce come rapporto, una commissione, lavora per quasi un anno nella Gran Bretagna durante la guerra, nel corso del 1942, alla fine del 1942 fa questo grande progetto di welfare state, che poi sarà, si dice, imitato, in realtà no, imitato poco, però in termini politico-ideologici sicuramente fu imitato in grandi paesi e in tutti gli altri grandi paesi europei come proposta per il dopoguerra. Noi per cosa combattiamo? Per la libertà, sì, ma anche per un sistema di Stato sociale, lo dicono in Gran Bretagna, col piano Beveridge, il governo, lo dicono le forze ancora minoritarie negli altri paesi europei, e non solo classici temi del welfare, ma la sanità, la scuola, la riorganizzazione del territorio, quindi un programma di riforme. Perdere i contenuti, ma l'idea delle riforme è parte del discorso politico, è parte centrale del discorso politico sulla guerra, e lo fanno tutti,
dai socialisti ovviamente, ai cattolici, ai liberali. Bene, diciamo liberale di sinistra, ma lo fanno appunto in Francia De Gaulle, tutti parlano di controllo statale dell'economia, tutti parlano di riforma agraria, tutti parlano di parziali nazionalizzazioni. È un tema comune a tutti coloro che si oppongono al fascismo e al nazismo. Durante la guerra è uno dei motivi politici importanti della guerra. Anche perché, e facciamo un passo successivo questo ragionamento, introducendo quindi solo un argomento fatto diverso, ma un punto di vista diverso, la guerra sta dimostrando cosa significa questo nuovo ordine europeo. La realtà dell'Europa durante l'occupazione, appunto, è una realtà che ha un forte impatto politico, suscita reazioni politiche in chi le vive. La guerra vinta, la guerra cioè che Germania e Italia stanno vincendo, le loro stesse vittorie, il loro stesso successo, quindi passi in avanti nella creazione di questo nuovo ordine europeo, ne dimostrano però la realtà. È una realtà che in alcuni casi è di sterminio, ma questo è ancora poco compreso, non dico in Italia, nessuno sapeva o si faceva finta di non sapere, ma la stessa Polonia nel cuore dello sterminio, è una realtà di depredazione in molti paesi, ma è comunque ovunque, e questo diventa chiaro, una realtà, un sistema di subordinazione degli interessi dei vari alleati a quello principale della Germania. Varrà nel 1943 con la Repubblica Sociale, dove anche si aiuta la Repubblica Sociale a consolidarsi, ma la Repubblica Sociale serve le sue risorse a sostenere lo sforzo bellico, che certo è comune, ma che è innanzitutto a vantaggio evidentemente della Germania. Cioè questa gerarchia anche dentro gli alleati, i diversi sostenitori del nuovo ordine europeo guidato dalla Germania è immediatamente evidente. È una gerarchia che pesa, su cui evidentemente gli alleati minori possono dire poco, ma che crea non pochi problemi, perché la preminenza degli interessi tedeschi naturalmente confligge anche con le esigenze di stabilità di questi nuovi regimi. Il consenso alla Repubblica Sociale quanto è messo in discussione dal fatto che poi però le fabbriche sono chiuse e trasferite in Germania. E questo si riproduce a Vichy, si riproduce nell'Europa centrale. Gli alleati sono chiaramente subalterni e questo crea grossi problemi. Si crea in tutta Europa, insomma, una situazione di generale crisi di legittimità fra il 42 e il 43, perché le vecchie democrazie hanno fallito, questo è evidente, e ancora non hanno dimostrato di saper offrire un'alternativa. Ma anche intorno al 42-43 il nuovo ordine europeo sta mostrando tutti i suoi limiti fuori dalla Germania. Lo mostra in Italia nel 43, una guerra difficile, a che senso andare in Russia, le privazioni, poi ovviamente lo mostra dopo il 25 luglio, lo mostra via via in molti altri paesi europei, lo mostra per esempio anche nella Francia di Vichy, e non è poco perché sarebbe stato uno dei principali. Quindi una crisi di legittimazione che investe ovviamente i vecchi, perché ancora aveva in mente forse le vecchie democrazie parlamentari, i vecchi regimi parlamentari, ma anche in parte i nuovi regimi. Adesione è un'adesione parziale, poi dopo l'8 settembre in Italia è evidente, investe lo Stato d'Italia in quanto tale, la monarchia, quindi dobbiamo avere ben presente che non c'è un passaggio netto tra
il vecchio e il nuovo o solo un conflitto tra le religioni, ma c'è un momento di importante, di vuoto, di debolezza in generale di tutte le istituzioni nell'Europa in guerra. E infatti alcuni si ritirano a casa in collina, Pavese, starò a vedere, non sono né con questi né con questi altri, magari guardo la mia piccola comunità locale, questo è l'universo in cui mi ritrovo, ma sul resto non so. C'è questo libro abbastanza bello, curato da Ganapini, appena uscito per il Mulino, fatto prendendo brani dei diari raccolti all'archivio di Pieve di Santo Stefano, riguarda solo l'Italia, dove queste posizioni vengono in modo chiaro, perché sì, c'è anche chi racconta la sua scelta partigiana, ma molti che raccontano questo grande momento di incertezza, che non è soltanto l'8 e il 9 settembre, dove mi nascondo, ma cosa succede, chi sono questi che arrivano, chi sono questi altri che cosa vogliono, perdendo questi riferimenti più generali. E semmai, ed è un po' il discorso, è il motivo per cui avete dei testi di Claudio Pavone, che un po' ha posto questi problemi nel suo libro, non so se qualcuno lo conosce, di ormai 20 anni fa, è il problema semmai di altre istituzioni con la I minuscola che in qualche modo mantengono o cercano di conquistare una qualche legittimazione. La Chiesa è una di queste. La Chiesa lascia, si svincola dall'abbraccio con il fascismo, parlo dell'Italia ora evidentemente, e in qualche modo in quel momento si riautocentra, si ripropone come un'istituzione che può dialogare e proteggere la società. Ma nuove organizzazioni politiche, comitati di liberazione nazionale, organismi estremamente fragili che cercano di riproporsi come nuove istituzioni. E così potremmo trovare altri esempi. Ecco, è in questo contesto di vuoto, di vuoto sotto l'occupazione, che appunto ricomincia a emergere un'idea, ma innanzitutto un bisogno di istituzioni. È la brutalità dell'occupazione, pensiamo appunto alla depredazione, ma agli arruolamenti forzati, non solo per combattere, ma anche solo organizzazioni come la TOD, cioè i lavori obbligati per costruire sistemi di difesa, inducono forme che chiamiamo di resistenza, ma con una R molto piccola, cioè di, in qualche modo di contrasto, di non allineamento a questo grande sforzo bellico. Cosiddetta disobbedienza civile, non mi presento, faccio il renitente alla leva. In fondo, se devo morire al fronte, posso anche morire in qualche modo, rischiare di morire quando mi troveranno, intanto vado a nascondere. Si sviluppa solidarietà comunitaria, ci aiutiamo tra noi, nel paese, ci aiutiamo nel gruppo del villaggio, dei parenti, la cosiddetta resistenza senza armi, cioè tutte quelle forme appunto di contrasto diretto o indiretto, anche scarsamente motivato in termini politico-ideologici, legato a valori molto elementari di solidarietà sociale, amicale, parentale, che comunque vanno contro l'impegno e lo sforzo bellico. E poi certo anche la crescita di una resistenza politica e di una resistenza armata, delle volte di nuovo per un progetto ben esplicitato, altre volte anche la stessa resistenza armata nasce da esigenze molto contingenti. Mi difendo perché se no mi arruolano, mi mandano chissà dove, allora se è possibile sto nascosto e mi difendo. Poi magari è impossibile stare nascosti molto a lungo, bisogna organizzarsi meglio, si formano delle bande più solide. Allora, dentro tutti questi comportamenti, è quello che mi interessa sottolineare, e qui ovviamente ci rifacciamo a quel concetto di cittadinanza che ho evocato prima, nasce un nuovo protagonismo civile che è largamente inedito. Forse, non lo so, le guerre napoleoniche avevano visto qualcosa del genere, cioè che individui, gruppi di individui
si riorganizzano a partire bene o male da loro stessi, con una consapevolezza magari anche limitata, ma a prescindere dalle istituzioni, perché non ci sono più, perché le istituzioni non riescono a essere coercitive, a essere tali in sostanza, o a riscuotere consenso. Ecco, nasce innanzitutto come solidarietà questo protagonismo. Da soli non si sopravvive sotto l'occupazione, quindi si è obbligati a essere solidari. Poi tutto questo gradualmente assume un senso politico, ma per la maggioranza della gente il senso politico viene dopo, è inevitabile aiutarci. Poi pian piano ci si rende conto che questo ha un significato politico nel momento e anche in prospettiva, perché poi dopo questa solidarietà fa memoria, dopo alle istituzioni si chiede che la solidarietà sia un valore per le istituzioni. Allora, la resistenza ha certamente l'R maiuscola, ma molto spesso questa R è un po' più bassa e molto spesso è al plurale. E sono resistenze, le resistenze, anche quando poi hanno una qualche motivazione esplicita, fanno un volantino, un giornalino, ma anche solo per il fatto che la possibilità di collegarsi è minima. Si sa cosa c'è in questa valle, quella accanto, ci si parla due volte. Figuriamoci se poi si deve fare un ragionamento a scala europea, ma ovunque in Europa si trovano movimenti del genere, quindi di nuovo il fenomeno è comune a tutta l'Europa, con contesti, ragioni, modalità assolutamente diverse, però poi se si va a vedere la piccola scala, sulle Apuane, a Sant'Anna e Starzema, o come siamo andati l'anno scorso in Jugoslavia, uguale su un altipiano che è in scala più piccola a Monte Giovi, o a Sant'Anna erano 700, lì erano 7000, le dinamiche sono le stesse, i contadini che scappano, qualcuno che li protegge, il rastrellamento e i tutelanzi, quindi al plurale molto frammentato, ma appunto con alcuni punti importanti comuni. Questa dimensione di guerra civile europea, che ho già richiamato e che, sulla quale insisto, in termini ideologici e politici, quindi due diverse visioni che pian piano si sono strutturate e che ora confliggono in tutti i paesi, è il conflitto che ovunque c'è tra resistenti, chiamiamoli così, e collaboratori. Non usiamo il termine collaborazionisti, se vogliamo, ma c'è ovunque, compreso nei due grandi promotori di questi disegni, in Italia e anche in Germania. Non ci sono bande organizzate in Germania, ma sono migliaia e migliaia di persone fucilate per resistenza contro il nazismo, per aver aiutato gli ebrei, per aver resistito in molti altri modi, e non solo i grandi ufficiali degli attentati, numerosi attentati, ma a livello anche popolare. Quindi plurale anche in questo senso, plurale resistenza, plurale guerre civili se vogliamo, ma intorno a queste dicotomie, perché gli obiettivi interni e gli obiettivi esterni sono strettamente connessi, non è che si vince in un paese solo, il disegno europeo. In fondo esisteva almeno in una certa misura una società civile europea, ed è questa società civile europea che è stata lacerata, se non altro come comunità immaginata, cioè si poteva pensare già allora a una società europea, certamente divisa fortemente nei suoi stati nel corso degli anni 30, però con temi largamente comuni, e non a caso gli episodi anche di solidarietà con gli stranieri sono che siano soldati scappati da una parte all'altra e inseriti nei territori. L'altro elemento che voglio ricordare è quello che questa lotta contro l'occupante si basa sulla solidarietà, ma mette in realtà al centro di nuovo l'individuo, i suoi diritti umani innanzitutto. Tutti hanno diritto alla vita. Io
aiuto, sono solidale con chiunque sia in pericolo di vita. Questa è la riscoperta dei diritti umani. E se vogliamo dei diritti civili, cioè la libertà, che è la prima cosa che viene soppressa da questi stati. È notate che lo si fa di fatto contro lo Stato, quindi si ricrea, o forse per tanti aspetti si crea, una opposizione che in Europa era poco presente, nell'Europa dello Stato-Nazione, quella tra l'individuo e la società da un lato e lo Stato dall'altro. Cioè, gli anni 20 e 30 hanno insegnato che lo Stato moderno può essere molto oppressivo, anche quando non è violento. Ovviamente l'oppressione, l'occupazione lo mostra al massimo grado nella sua brutalità, nella sua violenza, e però induce così a riscoprire, a partire dalla solidarietà, però i valori di ciascun individuo, tutti, che siano ebrei, che siano soldati di qualsiasi provenienza. Tutti hanno una dimensione individuale che va tutelata nei confronti dello Stato. E questo, ovviamente, per il dopoguerra è fondamentale. Ecco, nel dopoguerra, e chiudo, che non voglio parlare del dopoguerra, noi siamo abituati, soprattutto in Italia, a mettere dei nessi molto stretti tra c'è stata la guerra, soprattutto la Resistenza, e quindi poi la Repubblica nata la Resistenza alla Costituzione. È così, ovviamente, non sarebbe questo istituto a dire che non è così. Però se noi allarghiamo lo sguardo a livello europeo, gli esiti sono ovviamente diversificati nel contesto europeo, soprattutto se il contesto europeo lo consideriamo arrivare fino a tutta l'Europa centrale e orientale, come il muro è caduto da 20 anni e più. È il caso di considerare sia la Resistenza, l'occupazione nazista sono stati su tutta Europa, e gli esiti dobbiamo guardarli su tutta Europa. Però ci sono alcuni dati generali, al di là dei diversi contesti, che non sono casuali, dipendono molto dalla storia di questi paesi, cioè il lungo periodo che ritorna fuori nel determinare cosa succede dopo il 45. Però intanto c'è comunque una nuova legittimazione, cioè si ristabilisce un quadro stabile in ogni paese. Gli stati che sorgono dopo il 45 hanno una loro legittimazione, che non deriva solo da cosa è accaduto durante la guerra, deriva da molti e diversi fattori. Punto. Cioè, questo per, solo per dire, la guerra, la Resistenza condizionano certamente cosa succede dopo il 45, ma non pensiamo che tutto dipenda da né tutto poteva dipendere, questo tanto per capirsi con buona pace ancora di qualcuno che ci parla di Resistenza tradita. Dipende da qual era il rapporto tra governati e governanti, da quali sono le istituzioni della società, il peso delle chiese, il peso dei notabili locali, cioè cito questi solo per evocare le mille variabili che possono essere. Poi, altra cosa però comune e che dobbiamo avere presente, perché sennò il mondo finisce al 45, si chiude la costruzione dello Stato-Nazione, la si completa nel bene e nel male, che la si completa anche spesso in forma violenta. La fine della guerra è il momento in cui lo Stato-Nazione si consolida definitivamente. E però significa che lo si consolida appunto in modo omogeneo al suo interno, si espellono o si negano le minoranze nazionali. È un gioco molto complesso che non possiamo affrontare. Innanzitutto c'è l'espulsione dei tedeschi da tutta l'Europa centrale. Sì, perché sono quelli che erano con il nazismo, ma quelli stavano lì. I nuovi stati si rendono definitivamente omogenei. Era iniziato con la prima guerra mondiale questa tendenza, ma la seconda completa. In Polonia ci stanno i polacchi, non ci stanno più gli ebrei, non ci stanno più i tedeschi. Non ce n'era più, ma giusto ieri, questo ora mi è tornato in mente perché giusto ieri, mi raccontavano di un ebreo polacco che diceva noi ebrei, loro polacchi. Stava a Polonia, cioè c'era la lista di
scissione. Questa scissione. Questo vale ovviamente per esempio il nostro cosiddetto confine orientale, perché sì, ci stanno gli italiani, stanno gli slovani e i croati, ma in realtà ci sta poi lo jugoslavo che ha certe caratteristiche. C'è un, e questo è un elemento comune, c'è un consenso generale sull'idea che democrazia vuol dire riforme, perché tutti gli stati europei, anche quelli dei governi conservatori, nel dopoguerra sono governi che si pongono il problema, come dicevo, del welfare state, di un certo livello di benessere sociale, di un certo livello di intervento dello Stato in economia, chi più chi meno, ma tutti, a cominciare dai, compresi i conservatori. Naturalmente i contenuti sono assai diversi se siamo in Inghilterra o se siamo di nuovo in Polonia, per non dire in Romania o in Ungheria. E anche il rapporto tra democrazia e riforma è ben diverso. Il tema della democrazia c'è anche all'estero, in una certa misura. All'estero è molto più altalenante, diciamo così, e poi si rivela abortivo. All'ovest l'elemento della democrazia è assai più solido. E veramente, tento di chiudere, questo per ricordarci che la democrazia non è un punto di arrivo teleologico, un qualcosa di astratto, è sempre un qualcosa che si realizza in un certo luogo, in un certo tempo, sempre storicamente, diciamo così, determinata e contestualizzata. È un elemento assieme ad altri, non esiste la democrazia invece della stabilità politica o della sicurezza sociale o dell'identità nazionale. I sistemi politici in vario modo convergono tutte queste istanze, gestiscono tutte queste istanze, l'identità, la democrazia, la sicurezza, l'ordine. Allora, certamente dopo il 45 la democrazia è un elemento molto importante dei sistemi politici nazionali che si costruiscono, ma anche qui con tutta una serie di realtà di contesto, compreso il nostro paese, e qui potremmo fare tanti altri discorsi, ma ci fermiamo. E mi fermo, cerco di riassumere quello che ho tentato di dire, sono andato, se vanno ora mi picchia, 45 minuti insieme a un'ora, riassumendo, la guerra ha sicuramente una dimensione politica che riguarda il conflitto tra le potenze, l'aspetto più tradizionale, però vi è anche una dimensione politica più ampia, quella intanto che si gioca intorno al confronto e all'alternativa che viene maturando nel corso degli anni 20 e soprattutto 30 tra una politica di massa di tipo autoritario, diciamo così, e gerarchico e corporativo, e una rappresentativa e pluralista, lasciamo perdere il termine, pluralista in senso però organizzazioni di interessi che possono confrontarsi, competere tra loro. Queste hanno chance diverse, e soltanto da un certo punto in poi la seconda diventa vincente. E l'altra questione che ho cercato di proporvi è questo tema della legittimità. Le istituzioni perdono di legittimità, quelle parlamentari rappresentative, già nel corso degli anni 30, la Carpini, al di là dell'elemento violenza, ma la violenza fa parte del problema. Perdono però poi di legittimità via via anche le altre nel corso della guerra, per effetto stesso della guerra, e in qualche modo matura una esigenza di ricostruire una nuova legittimità intorno ad alcuni elementi molto molto concreti. Tra l'altro questa parentesi è all'origine anche della nostra Costituzione, la convergenza della Costituzione non è una mediazione tra i programmi politici, perché i programmi lasciano il tempo che trovano. Era
dettato da ciò che vi era di denominatore comune in virtù dell'esperienza di guerra, quindi l'elemento della solidarietà, che abbiamo imparato che si deve essere solidari, l'elemento della libertà individuale, valore che nessuno si sente di negare dopo quelle esperienze e dopo quei risultati, e l'elemento della pace, cioè l'idea che uno Stato possa dire che la mia politica è la guerra, come è stato detto fino al 41, nessuno più lo può sostenere. Ecco, dentro questo contesto la stabilità che si raggiunge quindi mette in un rapporto di distinzione inedito, o comunque se vogliamo riscoperto rispetto al primo Ottocento, lo Stato da un lato per quanto democratico, riformista, e però gli individui e i loro valori.